buonasera mister. Beh, pare proprio che tu non voglia staccare la spina, eh? Dai, abbiamo chiuso come doveva chiudere una grandissima squadra. Io, come l'altra volta, non ho più parole, insomma, parlate voi. Io sono solo felice che stasera anche Gore e Sanogo, che erano gli ultimi due giocatori a cui mancava una presenza, l'hanno fatta, per cui tutta la rosa ha giocato almeno ha fatto una presenza. Non so se ci sia un'altra squadra che abbia fatto giocare tutti, è veramente qualcosa di fantastico, insomma, questi ulteriori record con Gori capitano. Non so più che dire, veramente, oggi chiunque ha giocato, i ragazzi. Ormai è una cosa incredibile. Dispiace un po', sinceramente, smettere perché non avremmo mai smesso una roba del genere, però sono contento perché, insomma, oggi eguagliare anche il Palermo di Dybala, di Belotti, con quattro partite in meno, è una cosa incredibile. 26, venire ad Ascoli e fare 26 vittorie dell'Ascoli del 77-78. Onore a questi ragazzi, rimarranno nella storia e io sono felice di essere stato il loro allenatore. Una grande emozione al Teatro Romano, mister. Anche per il presidente Vigorito, abbiamo visto insomma le sue lacrime, i ricordi. Sì, è stata una serata bellissima, emozionante. Sinceramente non mi aspettavo che la mia squadra mi regalasse un'altra serata del genere. Perché quell'86, quel 26 scritto su quel cartellone penso che rimarrà l'emblema di questa stagione, dopo che hai vinto 7 giornate prima, insomma, la miglior difesa d'Europa, il miglior attacco del campionato. Veramente superlativi, superlativi. Oggi li ho ringraziati perché hanno fatto qualcosa che va al di là di ogni. Insomma, pensiamo qua al Palermo con Dybala, Belotti e Hernandez, e noi con 4 partite in meno l'abbiamo eguagliato, è qualcosa che è incredibile, veramente. Te la butto così, accedere, tornare in Serie A, beh, già di per sé dà grandissime emozioni, però ecco, andarci con un campionato del genere, con una squadra così che ha raggiunto record su record, che è entrata nella storia, ti dà ulteriori stimoli? Senti magari di più il peso oppure sei capace di azzerare e ripartire come se niente fosse? No, no, ma adesso chiaramente bisognerà azzerare, ma non andrà mai dimenticato quello che è stato, perché se abbiamo fatto una cosa che non ha mai fatto nessuno, dobbiamo anche godercela, perché sennò il calcio corre tutto troppo in fretta. Adesso che stacchiamo, ce la godiamo, rivediamo le immagini, ci godiamo una squadra da record. Mi dispiace solo che la gente non ci sia stata, perché questa squadra meritava qualcosa di unico, speciale. Meno male abbiamo fatto quella serata al teatro, ma i nostri tifosi ci sono mancati. Mi auguro che possano tornare presto per tributare quello che questa squadra merita. Però, insomma, sono contento per loro perché ho sempre detto che vincere un campionato si può vincere, ma farlo in questo modo è qualcosa di cui devono andare orgogliosi, insomma, e sono molto contento, insomma, se penso a Pinzolo e Moena e dove siamo oggi, è una grande soddisfazione per il presidente e il direttore che mi hanno voluto a tutti i costi e sono contento di averli ricambiati in questo modo. Mister, buonasera. Uno degli aspetti belli di questa squadra, lo sottolineiamo in occasione della trasferta di Frosinone, ma anche stasera, è questa, ripeto, armonia della squadra. Stasera la squadra, gli stessi elementi erano in grado di poter giocare tranquillamente nel 4-3-3, nel 4-4-2 o un 4-2-3-1, in base ai movimenti che facevano. Credo che sia questa l'essenza dello straordinario lavoro che lei e il suo staff avete fatto quest'anno. Quindi credo che sarà una base di partenza, ovviamente con gli innesti che ci saranno nel corso del mercato, credo che sia un'ottima base di partenza anche rispetto alla massima serie, per quanto diversa e per quanto più difficile, però c'è già una base importante perché ci sono calciatori tipo Improte che viene utilizzato a mezzala e gioca in questo modo straordinario. Lei ha trasformato dei calciatori tipo Viola da centrocampista che giocava nella parte proprio davanti alla difesa Basta. in mezzala. Gianfi lo ha trasformato in centrale stasera.
di nuovo ha fatto una prestazione come quella con il Crotone quando lei lo impiegò la prima volta. Insomma, questi giocatori sono diventati tutti universali, anche quelli che avevano. Quindi credo che sia una base ottima per il prossimo anno tutto questo. Sì, sì, ma il merito più grande va a loro. Insomma, sono grandissimi ragazzi, giocatori. Anzi, qualcuno è stato penalizzato, vedi Gianfi, però c'erano giocatori fortissimi davanti, però quando ci hanno fatto allenare sempre bene, quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Insomma, se pensiamo all'inedita difesa di stasera, ha fatto una grandissima partita. Poi insomma, appena abbiamo staccato un attimo, ma giocare contro Scamacca, contro Ninkovic, contro Morosini, non concedergli quasi nulla, avevamo una difesa che probabilmente non avevamo mai schierato. Veramente ormai potevo mettere chiunque, ma in porota lo posso mettere mezzala, terzino, farebbe bene in qualsiasi ruolo, perché ormai hanno acquisito una fiducia che li fa rendere in quel modo. Stasera recuperiamo Vokic, che sta bene finalmente, che è un giocatore molto forte. Sanogo ha recuperato dal crociato e l'abbiamo messo dentro. Gori, capitano, io speravo di arrivare all'ultima, potevi concedere a Gori questa partita, e in cuor mio speravo di fare due record con lui in porta da capitano, perché sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una stagione irripetibile. È andata veramente proprio così, per cui 26 vittorie nelle prime 38 partite, oltre all'Ascoli, sono le stesse che fece la Juventus nel 2006-2007. Insomma, voglio dire, è veramente un'impresa straordinaria, perché basta ricordare i nomi di quella squadra. È chiaro quindi che insomma, sono tutti numeri che stanno a testimoniare davvero l'unicità di questa stagione, che non poteva essere migliore. Credo che nessuno potesse aspettarsi tutto questo. Un'ultima domanda le voglio fare, siccome lei è un perfezionista, non trascura nessun particolare. In questo periodo, cominciando a pensare alla prossima stagione in Serie A, quante volte è tornato indietro con la mente all'esperienza di Bologna, anche per comprendere quelle che sono le difficoltà in Serie A per una squadra che si deve salvare? Ma no, io non ci ho mai pensato, sinceramente. Io vado avanti per la mia strada. Il calcio mi ha regalato tantissimo, già insomma, due campionati vinti, una Coppa Italia, mi ha già dato forse troppo. Noi saltato. Ci sono? Sì, sì, ci sei. Ti sentiamo, mister. Ah, no, il calcio mi ha già regalato anche troppo. Mi ha già dato già giocatore tantissimo, anche da allenatore mi sta regalando, penso, troppo, perché insomma, campionati vinti sono due, ma questo è una cosa incredibile, con tutti i record. Per cui io vado avanti per la mia strada, so com'è la carriera di un allenatore, ci saranno momenti esaltanti come questo, momenti più difficili, ma qui io credo nel lavoro e penso che poi alla lunga paghi, come poi è successo. Perfetto, grazie mister e buona vacanza. Buone vacanze anche a voi, mi mancherete, forse. Come forse? Grazie.